Ciao a tutti, nuovo video tutorial dedicato al PodHD. Oggi vediamo velocemente come usare la funzione tap tempo. La funzione tap tempo serve per impostare il valore musicale delle ripetizioni di un effetto, solitamente un delay. Quindi prendiamo un delay e vediamo che per predefinito il delay è impostato a tempo sync off, il che vuol dire che non segue un valore musicale, ma seguirà soltanto il valore in millisecondi. Quindi per ora, ad esempio, questo delay suona a 751 millisecondi. Cambiare la ripetizione su un valore musicale, dobbiamo impostare un valore in tempo sync. Ad esempio, selezioniamo ottavi e il tempo precedente si è ora scomposto in ottavi. Però se vogliamo un valore su un BPM preciso, ad esempio per seguire il tempo di una canzone, dobbiamo impostare manualmente il tap tempo. Quello che faremo sul nostro pod sarà quindi battere i quarti sul tasto tap impostare i BPM desiderati. Quindi battete i quattro quarti sul tempo che volete sul tasto tap tempo. Dopo il quarto battito, il tap tempo si imposterà al tempo che ha rilevato. In questo modo vediamo che ora il delay si è impostato a 334 millisecondi e possiamo vedere che quindi suonerà in base a questo tempo. Quindi sostanzialmente questa è l'impostazione del tap tempo. Vi ricordo che abbiamo un gruppo Facebook e un blog, trovate entrambi i link in descrizione e vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su nuovi video. Ciao a tutti e grazie.